Dopo il convincente pareggio in quel di Viterbo è arrivato il rompete le righe per i calciatori della Virtus Francavilla che hanno trascorso le festività natalizie con le proprie famiglie, qualche giorno spensierato prima di riprendere l'attività sabato 2 gennaio quando Giovanni Paolo II si ritroveranno tutti quanti per cominciare a trovare la sfida di metà mese contro il Palermo, l'ultima del girone d'andata. Nel mezzo ci sarebbe stato il match contro il Trapani, poi escluso dal campionato e che consente quindi al Francavilla un turno di riposo. Per quanto riguarda i singoli, continua il proprio lavoro di riabilitazione Leonardo Perez, fermato lo scorso 12 dicembre, prima della sfida esterna contro la Cavese, per uno stiramento. Nel mirino dell'attaccante c'è proprio la trasferta di Palermo, il Barbera dovrebbe infatti essere il luogo di rientro per il numero 10. Lavoro a parte anche per Marino, out per tutto il girone d'andata e che potrebbe rivelarsi una soluzione in più in difesa, ma anche in mezzo al campo al ritorno. Stagione finita invece per quanto riguarda il giovane Josef Ekuban, come confermato dallo stesso Bruno Trocini nel post-gara di Viterbo, il classe 2000 ha accusato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Per lui stagione finita.